accogliere con un applauso il candidato sindaco del centro-sinistra, Franco Frigerio. Hashtag avanti la terza. Perché avanti la terza? Perché il nostro è un percorso di continuità, ma nello stesso tempo guardiamo avanti. La continuità magari nella novità. Perché continua la campagna elettorale nella vicina alla terza per eleggere il suo nuovo candidato sindaco. Ieri in piazza Vittorio Emanuele, anche questa piena di gente, Franco Frigiola ha presentato la sua coalizione del centro-sinistra al completo. Ha parlato di programmi per il futuro e di continuità del lavoro svolto con l'amministrazione Lopane, ora candidato consigliere alla regione Puglia. Frigiola, supportato da Leonardo Matera e non solo, ha presentato le quattro liste con i suoi 64 candidati consiglieri tra volti nuovi e volti della passata amministrazione, con loro sul palco anche l'ex sindaco Gianfranco Lopane. La terza in questi 10 anni ha rappresentato una svolta politica importante del centrosinistra. Non solo nel contesto provinciale ma anche in contesti più ampi. Si è parlato di la terza in regione più volte in Italia. La nostra attitudine, la nostra capacità è quella di parlare, di dialogare, di confrontarci. La città di La Terza ha carpito che questa attitudine è fondamentale per riuscire ad appropriarsi dei suggerimenti dei cittadini, ma noi siamo già partiti con una programmazione che abbiamo lasciato in essere e una programmazione futura che è già pronta, perché ci sono già una serie di progetti, di progettualità in essere, ad esempio il centro polivalente anziani, la casa della salute, sono progetti già esecutivi. Abbiamo la circonvallazione, circa 7 milioni di euro che sono già disponibili, 2 milioni già disponibili, una circonvallazione che deve attenuare il traffico pesante che proviene dalla zona, dalla via di Matera. Insomma, abbiamo già tutta una serie di progettualità in essere. Questo ci conforta perché significa che dal primo giorno in cui ci insedieremo sappiamo già dove mettere le mani, ma come ho già detto precedentemente ai nostri concittadini, dobbiamo innanzitutto assolvere alle problematicità, sicuramente l'allerta Covid, per cui faremo subito un incontro con i presidi perché dobbiamo far sì che i nostri figli possano ritornare a scuola in sicurezza. Grande entusiasmo, grande gioia e vogliamo continuare con questa enfasi. Una grande risposta di piazza questa sera alla presentazione delle liste a supporto di Frigiola sindaco, che replicano il successo delle primarie con cui Franco Frigiola è stato designato sindaco del centro-sinistra di La Terza. Sarà una campagna elettorale avvincente, sarà una campagna elettorale ricca di contenuti che sono quelli legati alle progettualità già avviate negli scorsi 10 anni e che dovranno continuare con la guida di Franco Frigiola e con soprattutto un'amministrazione fatta da tantissimi giovani, da una classe dirigente nuova e rinnovata che si affaccia con grande entusiasmo alla guida della nostra città. La Terza vuole continuare a essere una fucina importante di politica, di progetti e soprattutto vuole continuare a mantenere quello spirito di libertà, di innovazione che in questi 10 anni lo ha caratterizzato. Noi siamo sicuri che la grande galoppata verso le elezioni del 20 e 21 settembre ci porteranno a un risultato importante a livello amministrativo e ci porteranno di nuovo ad avere alla guida della Regione Puglia Michele Emiliano e di esprimere una rappresentanza importante insieme al Consiglio regionale.